Buonasera e benvenuti a Capital, il talk show sui temi più scottanti di attualità. E nella prossima mezz'ora parleremo di salute e benessere con alcuni ospiti che ringrazio e che saluto. Caterina Caristo, vice capo servizio di Star Bene in collegamento da Milano. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Qui in studio abbiamo Lia Nunziante, personal trainer, imprenditrice e ideatrice di Booty Farm, ovvero del primo centro per glutei perfetti in Italia. Benvenuta. Ciao, piacere di essere qui. E il dottor Luca Bernardini, di Dentalift, un dentista con un approccio che mette in sinergia cure odontoiatriche e medicina estetica. Benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Dove sono i tuoi centri e come funziona l'approccio che tu hai ideato per l'allenamento in particolare dei glutei? I miei centri prendono il nome di Booty Farm e sarebbe il primo centro per glutei perfetti in Italia. Una scelta un po' azzardata ma che è piaciuta sin dall'inizio. I miei centri si trovano in Campania, uno a Salerno, due a Napoli, uno a Caserta e le prossime aperture saranno proprio su Roma e su Milano. È un progetto in espansione. Come nasce Booty Farm? Da un'esigenza specifica da parte di ogni donna, ovvero di voler allenare gambe e glutei. Intanto possiamo vedere qualche immagine sia dei risultati che anche di Lia. Prego. Sì, questi sono insomma alcune delle mie foto e anche dei risultati che le donne possono ottenere, possono allenarsi sia a casa con piccoli attrezzi e questa è una cosa che soprattutto in piena pandemia molti hanno apprezzato ma che sta continuando comunque ad avverarsi, una nuova realtà di allenamento e anche in palestre o a distanza. La cosa sicuramente più bella è allenarsi dal vivo, quindi con l'aiuto di un personal trainer che ti accompagna durante tutto il percorso e proprio quella parte motivante, quella parte che ti riesce a far andare avanti nei momenti in cui tu decidi di mollare, che è una cosa che capita un po' a tutti. Tutti iniziano ad iscriversi in palestra con l'entusiasmo a mille e poi dopo un mese si lascia perdere quell'entusiasmo e si ritorna alle abitudini che si aveva in precedenza. Chiaro. Qui vediamo alcuni dei risultati. Per vedere gli altri potete andare su Instagram, sui canali di Lia e di Booty Farm. Ci sono veramente tanti casi di trasformazione, di successo, è veramente impressionante. Dottor Luca Bernardini, nel suo studio lei unisce le cure dentali, quindi l'approccio prettamente medico, alla medicina estetica, quindi anche a quello estetico. Da cosa nasce questa sinergia e come funziona? Ce lo può spiegare? Sì, assolutamente. Io in 15 anni di professione ho notato che l'eseguire delle cure odontoiatriche, per quanto ben fatte, quindi delle riabilitazioni complete della masticazione, era comunque limitante, perché per quanto il paziente fosse soddisfatto e lo fossi anch'io, comunque l'essere stati per diversi anni senza uno o più denti portava a cambiamenti dell'estetica del viso e del sorriso. E quindi da circa 10 anni ho messo a punto il protocollo Dentalift, che è il lifting per il tuo sorriso, che unisce la parte di odontoiatria intraorale, quindi riabilitazioni complesse in poche ore, alla parte di odontoiatria extraorale, quindi ci andiamo a prendere cura dei tessuti del viso per ridare un aspetto più giovane e fresco, tramite l'utilizzo della biorivolumetria, che è una tecnica innovativa che consente di dare un vero e proprio ringiovanimento dei tessuti piuttosto che un riempimento. E Caterina Caristo di Star Bene, a proposito di ringiovanimento dei tessuti o comunque cura della propria pelle per cercare un pochino di combattere l'invecchiamento precoce, tu che sei esperta di alimentazione, c'è qualche consiglio appunto sull'alimentazione per questo? Certo, di consigli ce ne sono sempre. La cosa che mi fa piacere dire in questo momento sono i nuovi studi a riguardo che dicono una cosa veramente particolare, e cioè quali sono gli alimenti da evitare perché la pelle stia bene. Bene. Faccio la premessa che naturalmente tutto quello che è stato detto fino ad oggi dagli esperti, dai nutrizionisti rimane sempre valido, cioè
Naturalmente sì, continuiamo a mangiare cibi ricchi di vitamina C, cibi ricchi di antiossidanti. Adesso arrivano i frutti arancioni con l'estate, mm-hmm. con ricchi di carotenoidi che ci proteggono dai raggi UV, e sempre si pone l'accento sui grassi buoni, quindi sui grassi omega 3, sull'olio d'oliva. Non ultima l'idratazione, che è fondamentale per la pelle, i famosi 2 litri di acqua al giorno, mm-hmm. che poi variano a seconda delle esigenze di ciascuno, ma che comunque l'idratazione è fondamentale proprio per il benessere, certo. della pelle. Ma quello che gli studi sottolineano in questo momento sono i cibi da limitare, ecco, gli estremismi, sì. non ci piacciono, quindi non vogliamo dire che non vanno mangiati in assoluto, ma che vanno limitati, e sono la carne rossa, okay. Gli insaccati e gli alcolici. Perché? Ah. Perché sono alimenti pro-ossidanti, quindi alimenti che favoriscono fortemente la produzione di radicali liberi, e più radicali liberi produciamo, più il nostro corpo invecchia velocemente e la pelle ne risente tantissimo. Ah, molto bene, grazie Caterina, perché questi alimenti da evitare poi sono molto presenti in tavola, quindi magari grazie a questi dati scientifici di cui ci ha parlato, magari cerchiamo di stare un po' più attenti. Lia, Caterina ci accennava al fatto che adesso appunto arriva l'estate, e immagino che anche da te si rivolgano molte donne che vogliono rimettersi in forma il prima possibile, no? Come al solito, sempre all'ultimo, molte persone si decidono. Puoi dare qualche consiglio su qualche esercizio, qualche attività da fare per chi vuole un attimino spingere sull'acceleratore in vista dell'estate? Sì, come appena detto, questo è un momento veramente catartico, lo chiamo così, perché tutte le donne vogliono ottenere dei risultati in breve tempo. Sappiamo benissimo che ovviamente questa non è la scelta migliore, okay. però devo dar pur qualche consiglio per cercare di rimettersi in forma almeno per l'estate. Certo. E mi riagganciavo proprio a ciò che diceva prima la giornalista, l'importanza delle scelte alimentari. In questo caso si fanno veramente molti errori proprio per cercare di ottenere risultati velocemente. Quindi ciò che si fa è eliminare carboidrati dalla dieta, okay. iniziare ad eliminare anche il sale dalla dieta per cercare appunto di dimagrire velocemente. Questa è veramente una scelta poco salutare, quindi il consiglio okay. che do è iniziare invece a scegliere dei cibi che possano darci energia per affrontare quelli che saranno gli allenamenti e di avere uno stile di vita sano ed equilibrato. Per quanto riguarda gli allenamenti, quali sono sì. i miei consigli che posso dare a chi ci ascolta? È quello appunto di iniziare a fare allenamento da casa anche 2 o 3 volte alla settimana, o se si ha la possibilità di andare in palestra, l'importante è iniziare a muoversi e magari fare qualche esercizio in successione, magari 3-4 esercizi in modalità consecutiva e poi con un po' di riposo. Questo veramente ci può dare un risultato fantastico. Basta veramente poco, solo tanta voglia e motivazione. La motivazione da dove viene fuori? Perché solitamente la cosa che mi dicono è: ma io sono pigra, non mm-hmm. voglio andare in palestra, non mi voglio allenare. E queste sono tutte scuse che raccontiamo a noi stessi, che le donne cercano insomma di, certo. di dire, anche gli uomini. Ma anche gli uomini, ed è importante invece iniziare, uscire dalla zona di comfort, cercare di oltrepassare i propri limiti, già iniziare ad avere un'abitudine diversa rispetto a quella che avevamo ieri, per noi è una grande vittoria. Anche da casa poi, quindi non c'è neanche la scusa sì. del dover uscire, traffico e parcheggio, perché assolutamente sì, si fanno veramente degli allenamenti. Mamme che hanno 3 figli e tra le urla varie certo. e gli impedimenti trovano sempre un momento per loro. Benissimo, non ci sono scuse dunque. Caterina, a proposito di dimagrimento, dell'obiettivo di rimettersi in forma velocemente, voi che con Star Bene ci raccontate tutte le diete, ma anche le mode che ci sono nel campo dell'alimentazione, ce n'è qualcuna interessante che ci vuoi raccontare in questo momento e che può magari aiutarci appunto a perdere peso, a rimetterci in forma?
Guarda, io mi trovo d'accordo con Lia, perché le diete veloci che accelerano questi processi non è proprio così, insomma lo stile di vita non dovrebbe essere questo. Ma la buona notizia, secondo me, è che le persone lo stanno interiorizzando. Se ci pensiamo, fino a qualche anno fa andavano di moda diete come quella del minestrone, del gelato, ecco, si è passati a quegli estremi, alle diete monoalimento, anche ai trucchi delle star che arrivavano dagli Stati Uniti. Alcuni facevano veramente, c'era chi mangiava solo omogenizzati, chi mangiava del ghiaccio come spuntino, ma veramente abbiamo sentito di quelle cose bizzarre nel tempo che davvero, davvero strane. Adesso invece quello che vediamo è che le persone hanno davvero una consapevolezza nei confronti dell'alimentazione, si sono avvicinate alla scienza dell'alimentazione, cercano di portare in tavola le cose che fanno bene anche alla mente, non solo al corpo. E privilegiano per esempio anche il fatto di cucinare cose semplici da sé, ecco, privilegiando cibi integrali, frutta, verdura. Mi sembra che questo messaggio stia passando. Poi certo si può cercare di mettere in atto piccoli stratagemmi, chiaramente anche noi ne parliamo su Star Bene, per cercare di sgonfiarsi, ma quello che dovremmo davvero avere sempre presente è uno stile di vita costante nel tempo. Adesso per esempio vanno tanto di moda le diete iperproteiche, perché diceva bene anche Lia che le persone eliminano i carboidrati dall'alimentazione. Questo insomma poi alla fine è sempre colpa del povero carboidrato, no? Però la dieta iperproteica, perché va, e con essa tutto il fiorire di alimenti connessi, no? Ci sono i supermercati pieni di prodotti proteici, perché in effetti fanno dimagrire, all'inizio si perde peso, nutrono moltissimo la massa muscolare. E poi sono sazianti, perché le proteine per essere digerite richiedono un po' più di tempo. Ma se il nostro modello alimentare rimane la dieta mediterranea, che lo sappiamo, quella che ci fa un po' da vaccino, perché ci protegge anche da tante malattie e ci offre una serie di nutrimenti grazie alla varietà proprio dei suoi degli alimenti che ci mette a disposizione, noi possiamo tentare di correggerla un pochino, per cui magari, visto che privilegia sicuramente di più i carboidrati complessi e la verdura e la frutta, si può correggere questo stile di vita che rimane sempre vincente anche per la longevità, magari incrementando le proteine a seconda di quello che è il nostro stile di vita. Se siamo molto sportivi, di proteine abbiamo sicuramente bisogno. Certo. In questo senso è importante anche affidarsi a un nutrizionista che riesca a calibrare bene gli elementi di cui abbiamo davvero bisogno. Certamente, perché appunto in base allo stile di vita di ciascuno di noi chiaramente possono cambiare. Grazie Caterina. Adesso parliamo dell'aspetto psicologico, quindi un altro tipo di benessere molto importante nel vedersi e sentirsi in forma. Dottor Bernardini, nel percorso terapeutico che ci ha descritto c'è sì la risoluzione di una patologia, ma non viene tralasciato il risvolto psicologico della patologia stessa. Quindi è anche questa la forza della sinergia fra odontoiatria e medicina estetica. Assolutamente sì, e anzi oggi in questa chiacchierata emerge come sia tutto connesso a un livello ancora più ampio, perché stiamo dicendo, mi sembra, più o meno tutte le stesse cose, cioè parlavano della presenza del nutrizionista. Io oggi collaboro con dei nutrizionisti che definisco illuminati, perché quando prendono in cura un paziente che deve, per piano terapeutico loro, perdere diversi chili, lo mandano a fare un trattamento al viso,
di questo tipo di biorivolumetria, perché il viso tende a svuotarsi e quindi c'è anche lì l'aspetto psicologico della persona che si vede svuotata, si vede cambiata e può in quei casi essere portata a interrompere o a mollare, perché chiaramente vedersi comunque comparire delle rughe, perché succede quando si perde peso, quindi si riduce la massa grassa che sostiene che il tessuto tenda a collassare. Sì. Quindi bisogna fare delle correzioni in questo tipo, può essere un biolifting, no? Quindi andando a tirare, inserendo, come dicevamo, questo prodotto in determinate zone, si riportano sui tessuti andando a contrastare l'effetto della forza di gravità che tende a portarli verso il basso. E parlavamo di dieta e di alimentazione, in realtà paradossalmente quando si rimette una dentatura fissa il paziente in molti casi perde peso, ma perché? Perché quando si mastica male si tendono a mangiare cibi morbidi, cibi spazzatura. È difficile mangiare, ne so, un finocchio, finocchio crudo o la carota cruda se la dentatura non ci dà quella sicurezza nella masticazione. Certo. E quindi molto spesso le persone tendono a nutrirsi non come vorrebbero, come dovrebbero, ma come possono e riescono. Quindi vediamo come tutto in realtà è connesso, il benessere della persona passa, come diceva Lia, dall'aspetto anche psicologico, la determinazione nel voler darsi un obiettivo e raggiungerlo, dalla possibilità di nutrirsi in questa maniera, certo, quindi avere un apparato masticatorio affidabile. Certo. E dalla capacità, come diceva Caterina da Milano, di avere anche delle competenze di nutrizione, cioè sapere cosa fare, che molto spesso non sappiamo proprio come ci si nutre, no? Quindi andiamo a togliere il carboidrato piuttosto che... quindi una visione, oggi se ne parla molto, ma una visione olistica, quindi di mettere l'individuo al centro di tutto il percorso terapeutico, è quello che in definitiva risulta vincente. Assolutamente, grazie dottore. Lia, a proposito appunto del lato psicologico che ci hai accennato e che adesso il dottor Bernardini ci ha ricordato, abbiamo visto in alcuni tuoi video, che consiglio anche di andare a vedere ai nostri telespettatori, che tu hai un approccio molto motivazionale nei tuoi allenamenti, non solo, anche sul palco a volte fai degli speech, delle convention, anche di stampo motivazionale davanti a centinaia di persone. Ci vuoi spiegare perché hai inserito questo elemento così importante e quali effetti ha effettivamente su chi si allena con te? Sì, nel corso del tempo mi sono resa conto che c'era qualcosa in molte donne che non andava, ovvero riuscivano a seguire un programma di allenamento, riuscivano a fare magari per un breve periodo la dieta, però si perdevano sempre, non riuscivano a capire qual era la motivazione che le dovesse spingere queste donne a continuare. Allora mi sono resa conto che avevano bisogno di una motivazione in più, far comprendere loro perché iniziare un percorso, farle uscire da quella che è la zona di comfort, quelle che sono le abitudini sbagliate. E molto spesso le donne mi dicono: io sono pigra, non riesco e non voglio fare questa cosa, so già che perderò, hanno paura di fallire. Allora io abituo loro all'idea del fallimento non come qualcosa di puramente negativo. Il fallimento ti aiuta invece a percepire quelli che sono i tuoi limiti, ad oltrepassarli, e dopo ogni fallimento puoi diventare sempre più forte. L'aspetto motivazionale, così come anche la mental diet che abbiamo ideato con il mio staff di nutrizionisti, sta proprio ad indicare questo, cercare di creare un approccio che vada oltre la dieta e oltre lo specchio, perché magari molte donne si focalizzano solamente sul peso che vedono sulla bilancia, su ciò che vedono allo specchio, sulla taglia da indossare piuttosto da come apparire, ma in realtà il percorso psicologico e mentale va molto oltre. Quando una donna inizia un percorso, inizia a sollevare quel bilanciere, inizia a caricare magari un po' più di peso, significa che sta diventando più forte, e quella forza riuscire a trasmetterla anche nella vita quotidiana, iniziare a prendere più decisioni, avere molta più autostima e a sentirsi finalmente donna e femminile. Molte donne quando magari si sposano, quando hanno dei figli,
Sì. Tendono a mettersi un po' da parte, tendono a trascurarsi e tendono appunto ad annullarsi. La cosa che il consiglio che posso dare anche a tutte le donne che ci stanno seguendo è di ritagliarsi un po' di spazio nelle loro giornate, e basta veramente pochissimo per iniziare a sentirsi bene con se stesse. Quell'energia che avverti durante l'allenamento poi la riversi su chi ti è intorno, e quindi se stai bene con te stessa riesci poi a trasmettere questa energia a tutti. Questo è molto interessante, Ria, anche perché c'è l'errore di definire come unico obiettivo il peso, i chili che peso, la taglia. Invece tu ci hai parlato di altri obiettivi che, grazie all'allenamento con te e alla mind diet, quindi anche mentale, poi tu puoi raggiungere nella vita di tutti i giorni, quindi nelle relazioni, anche nel lavoro, nella vita professionale. Sì, assolutamente. L'errore che spesso si commette è pensare all'obiettivo finale, ovvero devo perdere 10 kg, devo avere insomma un risultato perfetto per questo evento, ma spesso si dimenticano i piccoli obiettivi che riusciamo a raggiungere ogni giorno. Saranno proprio quei piccoli step a creare man mano una personalità diversa e una convinzione diversa. Infatti molte donne quando vengono in consulenza da me vengono un pochettino col morale giù. E poi dopo qualche mese le vedi sorridenti e con una nuova energia. È quella che cerco di trasmettere a tutte le donne. Molto bene. Caterina Caristo, tu sei responsabile dei contenuti online di Star Bene e quindi degli articoli che vediamo sul sito, che possiamo vedere anche nel cartello, e dei social. Nel secondo cartello, per esempio, vediamo Instagram, e anzi seguitelo perché è veramente interessante, i contenuti sono veramente molto belli anche a livello proprio estetico, parlo da tecnico della comunicazione e anche i video insomma sono molto interessanti. Le persone quindi, Caterina, si rivolgono ai social per trovare risposte sul benessere, ma anche abbiamo visto come metodo per avere un supporto psicologico. È vero Marco, questo sai dove lo vediamo tantissimo? Quando ci rendiamo conto che personaggi famosi come Fedez, come Allevi, come Caroline Smith, e l'elenco potrebbe veramente continuare, certo, scelgono un social come Instagram per parlare ai loro follower di un problema che stanno vivendo a livello di salute, quindi di una malattia. Tutti ricorderanno Fedez che ci ha parlato dei suoi problemi al pancreas, Allevi che ha la leucemia e che ogni tanto ci aggiorna e ci dice: ragazzi, va tutto bene, grazie del vostro sostegno. Caroline Smith che ho citato, che ci aggiorna da tempo sul suo tumore al seno. Davvero l'elenco potrebbe continuare, investe anche le star di Hollywood, perché la malattia è di tutti. Ecco, quello che ci arriva è che non è più un tabù, non è più una vergogna, si ammette pubblicamente, esiste, e viene fuori sì una fragilità, che viva la fragilità, perché è poi quella che ci permette anche di diventare più forti, e che rivela la necessità di sfogarci, di chiedere aiuto, comprensione, di essere ascoltati. Ecco, questa è un lato bello secondo me dei social, ed è un modo di comunicare che poi diventa anche un modo di comunicare una vittoria sulla malattia. Cioè pensiamo, certo, ai post che ha fatto Jovanotti quando la figlia ha superato il linfoma di Hodgkin, credo, ecco, sì. Ed è una cosa che fanno anche le persone normali, non solo i VIP, cioè si sente tantissimo, cioè tante persone si mettono davanti alla telecamera e raccontano quello che passano. Per i VIP mi viene da aggiungere un'altra cosa, confessarsi, fare questo coming out catarchico è come un nuovo debutto. La malattia ci cambia, no? Ci cambia nel fisico, ci cambia nell'anima, e certo, diventiamo persone nuove, e quindi abbiamo bisogno di essere accettati per quello che siamo diventati. Certo, e questo, Caterina,
aiuta anche i follower stessi, perché ovviamente purtroppo la malattia è qualcosa che colpisce tutti, e quindi un follower di un VIP di Hollywood o italiano, una star italiana, vedendo che non c'è più questa vergogna nella malattia, si sente più normale e quindi riesce anche in modo più forte, in modo migliore, ad affrontare la propria malattia. Certo, guarda, adesso questa ovviamente la menopausa non è una malattia, assolutamente, però... Però c'è stato una certa, sì, anche un blocco culturale a riguardo, assolutamente, certo. Esatto, ma infatti noi lo vogliamo portare avanti, perché da qualche settimana abbiamo avviato su starbene.it una nuova rubrica dedicata alle tue domande sulla menopausa. Stiamo ricevendo tantissime domande da chi ci segue e ogni settimana rispondiamo proprio per sfatare luoghi comuni, sì, eccola qui, la vediamo, per essere anche di sostegno, ecco. Bene, bene, questo è molto interessante, quindi ecco, sì. La vedete proprio inquadrata la rubrica, sì, sia sull'home page che poi... Molto bene, e ho visto infatti, ecco, che c'è anche l'indirizzo a cui scrivere, in modo appunto da confrontarsi. menopausa@starbene.it. Perfetto, ottimo, grazie mille Caterina. Luca Bernardini, dottore, i social, abbiamo parlato di social network, sì, ci suggeriscono nuovi modelli anche estetici, questo lo sappiamo ormai. Credi che i social abbiano spinto maggiormente le persone anche a ricorrere alla medicina estetica? Allora, assolutamente i social oggi fanno parte della vita di tutti noi e portano ad avere dei modelli. Ok. Quindi hanno una certa influenza. Però vedendo Caterina in collegamento mi è venuta in mente un'altra cosa. In realtà c'è stato un grosso incremento di richieste di trattamenti estetici proprio a causa dello smart working. Cioè, le persone oggi, lavorando molto a casa e quindi facendo videoconferenze, videocollegamenti, hanno preso più coscienza dell'importanza del proprio viso e del sorriso, perché chiaramente è limitata la parte di noi che si vede, e in definitiva è quello che ci dà la qualità, passami il termine, della relazione umana in quel caso, perché non c'è più la parte di gestualità, non c'è più la postura del corpo, è solamente il viso. Quindi è vero, c'è stato un risveglio delle coscienze di persone che sono tornate a volersi prendere parte, cura di parti del corpo che magari da tanto tempo, da troppo tempo, avevano tralasciato. Tornando ai social, in realtà danno, come diciamo, dei modelli. Secondo me è un po' un'arma a doppio taglio. Sì, cioè, certo. Da un lato, se questi modelli sono delle bellezze fresche, sono delle bellezze reali, spingono le persone a voler ricercare quella bellezza e quindi un trattamento di tipo naturale. Dall'altra, quando si vedono trattamenti molto vistosi, estremi, diciamo, molto estremi, chiaramente uno dei dubbi che viene generato nelle persone è: come sarò io al termine del trattamento, perché quel tipo di risultato mi spaventa, tra virgolette, quindi può allontanare qualcuno da avere un beneficio di tipo diverso, un beneficio di più naturale, che è poi quello che si ha con la biorivolumetria, un trattamento del tutto naturale. L'effetto è quello di avere un viso più fresco e rilassato, come se uno avesse fatto una bella dormita. Certo, sì, infatti qui oggi abbiamo parlato proprio di star bene, quindi di anche fare allenamento, alimentazione o medicina estetica non di tipo invasivo, che comunque poi dopo ci produce un risultato negativo, dove appunto non siamo affatto bene, non siamo assolutamente sereni con noi stessi. Io ringrazio veramente i miei ospiti, l'annunziante Caterina Caristo e il dottor Luca Bernardini. E adesso parliamo di istruzione. C'è un istituto di eccellenza a Roma che sono andato a visitare. Vediamo il servizio. Siamo qui all'Istituto Marymount nel quartiere Trieste di Roma, istituto cattolico bilingue dall'infanzia fino al liceo. E ho il piacere oggi di parlare con il preside di questo istituto, buongiorno, il professor a lei, Andrea Forzoni. A tutti.
Quanti studenti avete nel vostro istituto? Qui nella sede storica di Via Nomentana oltre 780 e poco più di 230 nella sede di Via Livorno, dove abbiamo la high school, il liceo classico e scientifico. All'ingresso abbiamo visto una mappa mondo del network internazionale di Marymount. Sì. Cosa c'è dietro questo approccio internazionale? E quanto impatta in tutto il lavoro che fate qui dentro? Ma è un po' il cuore della nostra didattica, un cuore e il senso stesso della nostra esistenza. Le suore, fin dall'origine della nostra scuola, che nel 1930, hanno dato subito un impatto di grande internazionalità. C'è un network di scuole che ha tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dove ci sono anche tre università, Messico, Colombia, Brasile, e poi in Europa, Portogallo, Francia, Gran Bretagna, Roma, dove sono due scuole, la nostra e la Marymount International School, e poi scuole in Zambia, Zimbabwe e Mozambico in Africa. Complimenti. A livello di didattica questo in cosa si traduce? Beh, ci sono due aspetti direi fondamentali, e non solo nella didattica ma proprio nell'ambiente, che forse è qualcosa che da un punto di vista educativo è anche più potente della didattica stessa. Da un punto di vista tecnico ci sono tantissime ore in lingua inglese, tantissime materie in lingua inglese, più o meno il 50% del tempo in lingua inglese. Da un punto di vista dell'ambiente, il fatto che c'è un clima e un respiro internazionale, perché ci sono più della metà degli studenti, dei docenti che sono madrelingua inglese oppure madrelingua spagnola, perché nella scuola media si studia, al liceo si studia anche spagnolo, o cinese, perché dal kindergarten si studia anche cinese. Poi ci sono i ragazzi, che sono di circa 21 nazionalità diverse, in grosso ovviamente italiani, però c'è una percentuale piuttosto nutrita di studenti di etnia cinese e tanti di varie nazioni europee o Stati Uniti, Canada, eccetera, e altri paesi ancora, anche dall'Africa, Ucraina, Russia, ne abbiamo tanti. Si cerca di unire il meglio della didattica italiana. Esattamente, il meglio della didattica italiana, che ha ancora delle notevoli spunti da, certo, questo punto di vista, con il meglio della didattica in particolare anglosassone, ma anche di altri paesi del mondo. Il Climate Action Project è un progetto globale che due insegnanti 6 anni fa hanno cominciato per aumentare la consapevolezza di quello che sta succedendo alla Terra, alla nostra Terra. Noi, qualche classe, partecipiamo a questo progetto da parecchi anni, più di 6 anni, però era un progetto di 6 settimane per sensibilizzare i ragazzi di che cos'è il climate change, quali sono gli effetti e di cercare di anche trovare soluzioni per questo cambiamento. La nostra scuola già partecipava a questo progetto, ma siccome siamo una scuola molto avanguardia, volevamo anche approfondire e includere tutta la scuola, non solo qualche classe. Benissimo, ho saputo che domani i ragazzi del liceo vanno a Bruxelles. Di che iniziativa si tratta? Sì, infatti questa è una continuazione del nostro lavoro come Climate Action School, di andare. Loro visiteranno le istituzioni europee, tipo la NATO, la Commissione, il Parlamento, e vedranno le strutture, come funziona, quali sono il loro lavoro, come anche lavorano insieme con i progetti del Climate Action. Avranno un incontro con il direttore, il fondatore proprio del Climate Action Project e poi Climate Action Schools. All'interno del nostro network c'è una, un commitment, un qualcosa che è stato creato per tutte le scuole, da seguire per tutte le scuole. E qui si parla proprio del dono dell'internazionalità, sviluppare il dono dell'internazionalità. Questo avviene anche attraverso una serie di goals, di obiettivi, che tutte le scuole Marymount devono seguire nel mondo, scegliendone uno ogni anno. Per esempio, fra gli altri, c'è quello di risvegliare la coscienza di una giustizia sociale, c'è quello di promuovere l'apprendimento per tutta la vita, c'è quello di quest'anno che è unità nella diversità, quindi
aiutare i ragazzi a crescere con questo obiettivo, che forse è uno dei più attuali che ci possa essere, perché ogni ragazzo, ogni bambino, ogni bambina è meravigliosamente diverso l'uno dall'altro, ma siamo un corpo unico, sia nella nel micromondo della nostra comunità, sia nel macromondo di di tutto il pianeta. A proposito di ambiente, lei ha parlato di ambiente anche in senso letterale, intendo, abbiamo visto degli splendidi giardini, delle aree verdi molto interessanti anche dal punto di vista delle strutture che ci sono. Sì, ecco, una delle cose su cui la nostra didattica si basa è proprio la didattica outdoor, cioè sfruttare la bellezza del nostro campus con tutte le possibilità di fare lezione all'aperto, non semplicemente portare una lezione che normalmente si fa in classe all'aria aperta, sì, anche se già questo non è poco. Non sarebbe poco. Ma proprio ecco, la didattica outdoor ha tutta una serie di meccanismi, di criteri anche nella cura del movimento, che una delle nostre insegnanti, che è anche una pedagogista e che fa questo proprio al nostro interno, a questo ruolo, ha sviluppato proprio un lavoro di didattica outdoor che è seguito anche da varie università sia in Italia che in Europa. Non siamo certo l'unica scuola, perché anche in tante altre regioni si fa didattica outdoor. Noi lo possiamo fare nel nostro campus, che è piuttosto bello, come potrete vedere magari dalle immagini, e credo che l'educazione alla bellezza sia uno dei punti focali dell'educazione in generale, dovrebbe essere del sistema scolastico italiano. Quindi nel giardino i ragazzi vanno, oltre che per la ricreazione o per fare sport, certo, nel campetto di calcio, quello di basket, pallavolo, eccetera, sfruttano le aree sensoriali dove fanno una serie di attività dall'infanzia fino a tutta la primaria, o i padiglioni di arte, di musica, di lettura, dove si può ecco, leggere, studiare o fare arte, dipingere, guardando la bellezza del parco. Quindi si sta a Roma, a centro, ma per certi versi come se si stesse, non dico in campagna, ma insomma. Ecco, sì, a proposito, infatti anche degli orti abbiamo visto. Sì, quelli li lavora la nostra pedagogista con i bambini di 4 anni in particolare, anche se poi lo fanno anche altre classi, e lì imparano ecco, il ciclo delle stagioni, il ciclo della vegetazione legata alle varie stagioni. Imparano anche al fatto che con le proprie mani si può produrre cibo, se mi permettete questa espressione. Del resto noi pensiamo che la scuola sia sì, senz'altro fare italiano, inglese, matematica, storia, ovviamente tutte le altre materie, ma bisogna anche sporcarsi le mani, quindi imparare a fare. Quando ero ragazzino io, una vita fa, i nostri nonni ci portavano in campagna a lavorare, fra virgolette. Ed era qualcosa da cui imparavamo moltissimo, il sacrificio, la fatica e anche la bellezza della natura. Certo, un grande impatto educativo questo tipo di attività. Anche a livello culturale abbiamo visitato la palestra, di sport abbiamo parlato, ma c'è anche un palco e abbiamo visto i bambini a tempo di musica prepararsi. Sì, sì, allora la palestra è ovviamente la sua destinazione principe, è quella dell'attività sportiva. Per noi lo sport è importante, al liceo abbiamo anche una società sportiva dove fanno ginnastica ritmica, parkour, arti marziali, eccetera. In palestra, oltre allo sport, c'è indubbiamente anche un'attenzione all'art and drama, cioè agli spettacoli teatrali o artistici e ai concerti. Sia concerti della scuola primaria, concerti più solenni, diciamo così, della scuola secondaria di primo grado, della scuola media, e attività, spettacoli, insomma, che fanno fin dai bambini di 5 anni, anche quelli più piccolini. Quindi sì, è molto importante. Poi la palestra è stata appena sede dello Sport Festival, che è uno dei tanti progetti dove si vede l'internazionalità della scuola. Nello specifico sono venuti da tante nostre scuole del mondo, un gruppo maschi e femmine di terze medie, e hanno fatto una settimana di sport, calcio, basket, pallavolo, alcune cose qui a scuola, altre avevamo affittato dei campi esterni. Oltre a questo i ragazzi delle medie fanno, e anche quelli del liceo, fanno anche altre attività di Art and Drama Festival, Maker Faire Festival con quello che si costruisce a Fab Lab, Leadership Festival e altri ancora. Insomma. Benissimo, la ringrazio professore e poi ci vediamo in studio per approfondire alcune tematiche molto importanti riguardo appunto gli studenti, i giovani e
gli approcci didattici che avete qui. Complimenti. Perfetto, grazie, buona giornata a tutti. E qui in studio ho il piacere di avere il preside dell'Istituto Marymount, il professor Andrea Forsoni, benvenuto. Buonasera, salve, grazie. E l'IT Director dell'Istituto Marymount, Peter Silobrčić, benvenuto. Buonasera. Iniziamo proprio da lei, Peter, perché nel servizio abbiamo visto molta tecnologia nel vostro istituto e lei appunto è l'IT Director del Marymount. E in che modo integrate la tecnologia nella quotidianità degli studenti, se ce ne vuole parlare, perché questo è un aspetto veramente molto interessante. Cerchiamo di mantenere tutte le classi con la tecnologia presente in modo da diventare un naturale strumento sul quale i docenti e studenti possono contare, perché fuori dalla scuola siamo circondati dalla tecnologia. Certo. È giusto che questo succeda anche in classe. Molto spesso nelle classi succede che non si ha a disposizione tutto quanto, invece da noi cerchiamo di avere, come in tante scuole, ma cerchiamo di avere l'accesso a internet, l'accesso agli schermi, l'accesso ai dispositivi, sempre pronti affinché possano tutti usufruire di queste tecnologie senza alcun intralcio. 10-15 anni fa bastava una persona per cercare di gestire questo tipo di sistema. Oggi in un istituto con più di 1000 studenti siamo in tre per coprire le due sedi e tutta l'amministrazione. Quindi devo dire la verità che a breve siamo in pochi anche in tre, nel senso che ci siamo, ma siamo in forte crescita su questo. Quindi cosa insegnate riguardo alla tecnologia? Perché molto spesso si dice che anzi la tecnologia distrae, disturba l'attenzione, che i ragazzi dovrebbero stare più distanti dai dispositivi. Invece ho visto nelle vostre aule che in ogni classe c'è uno schermo, una smart TV con un iPad collegato. In che modo questo invece aiuta nella didattica, nell'utilizzo anche della tecnologia? I docenti cercano, e quello che cerchiamo di promuovere è che di utilizzarla in modo attivo, perché se la usano in modo attivo non hanno tempo di essere distratti dalla stessa. E in questo modo quando devono fare un compito, quando devono consegnare qualcosa, quando devono fornire un risultato, lo utilizzano e devono farlo per quello, non lo fanno sotto banco per cercare di mandare un WhatsApp a casa. Certo. O a qualcuno, a un amico che sta nell'altra classe sotto banco. Magari lo fanno e non lo sappiamo, ma una volta che hanno finito i compiti si certo. Spera, o comunque quindi si lavora in questo modo per invogliarli a non farlo di nascosto, ma di utilizzarlo. Sì, in questo se posso intervenire un attimo. Allora, la tecnologia è importante, come diceva Peter, ce l'abbiamo tutti i giorni nelle nostre tasche, nei nostri uffici, nelle nostre classi. Sarebbe strano a scuola non usarla affatto, è come se dicessimo non usiamo i libri, non usiamo le penne. Quando sono arrivati i primi libri sembrava magari qualcosa di strano, qualche secolo, un bel po' di secoli fa, ma era tecnologia anch'essa, quando è nata la stampa era tecnologia anch'essa. Certo. In futuro, ormai un futuro prossimo, anzi è già un presente, l'intelligenza artificiale sarà intercettata, no, dalle scuole, o intercetterà lei stessa le scuole. Tutto sta a farla diventare, fare in modo che le scuole siano soggetto e non oggetto dell'invasione dell'intelligenza artificiale. Quello che nel nostro piccolo cerchiamo di fare, come in tutte le scuole del mondo, è di utilizzare la tecnologia come strumento che amplia le possibilità della didattica di un docente, dalla realtà aumentata a tante altre situazioni di cui adesso non c'è magari il tempo di parlare. Certo. A proposito della tecnologia come strumento per ampliare la didattica, abbiamo visto un uso costretto di molte scuole che non erano ancora pronte negli anni della pandemia con la didattica a distanza, e i dati ci parlano di un crollo dell'apprendimento a seguito di questo anno e mezzo, quello che è stato di didattica a distanza, perché per molti studenti ha significato perdere un anno di scuola. Da voi
con questo approccio tecnologico che invece avete. Come sono andate le cose? Ma direi sono andate bene, fermo restando che chiaramente la scuola ha più senso, anzi credo che il suo senso stia nella presenza. Certo. Perché la scuola è sia ovviamente didattica, sia istruzione in senso lato, ma è soprattutto educazione e relazione. Detto questo, grazie, ecco, ho Petar qua davanti, quindi è facile ringraziarlo in diretta. È chiaro che noi abbiamo avuto la possibilità, dunque il 4 marzo chiusero le scuole, ci fu il lockdown, scuola media e liceo cominciarono la didattica a distanza già il giorno successivo, primaria e infanzia il lunedì successivo e la settimana in corso, perché con Petar nel 2012, se non ricordo male, corretto, grazie a Petar, perché semplicemente io gli dissi all'epoca, era dicembre se non ricordo male, gli dissi: ma se dovessero un giorno chiudere le scuole, ripensavo a quello che era successo all'Aquila con il terremoto dell'Abruzzo, che cosa possiamo fare? Non pensavo certo alla pandemia. Beh, certo. Non sapevo a che cosa, esattamente a che cosa, quei momenti strani. E lui mi disse: lasciami pensare un momento, e a gennaio aveva costruito, aveva cominciato ad utilizzare la piattaforma Google. Quindi siamo, sì, dal 2012, tutto lo staff, tutti i ragazzi delle medie, all'epoca non avevamo il liceo. All'epoca non avevamo il liceo, sì. Avevano un account, quindi nel momento in cui ci serviva... Sì. Distribuire questi account abbiamo semplicemente distribuito ai più piccoli. Sì, all'epoca si utilizzava in qualche caso quando c'era qualche ragazzo con lungo degente o, sì, alcuni ragazzi che magari andavano in alcuni periodi in altre zone d'Italia o all'estero per motivi, perché di lavoro, delle visto, famiglie. Si è una scuola internazionale. E quindi si era cominciato così. Quando poi fu necessario per il lockdown... Erano tutti abbastanza allenati, c'era una regia costante dalla mattina alla sera. Sembrava una stanza tipo dal film con Jim Carrey, insomma, con tutte, sì, le varie. Era anche divertente telecamere. Quando ci sentivamo la sera tardi, anche molto tardi, cioè diventava quasi... La buonanotte era fra Petar, il preside, il principal, il vicepreside, per organizzare per i giorni successivi. No, però fu bello perché oltre alla scuola normale, fra virgolette, le lezioni normali, approfittammo per tanti collegamenti anche oltreoceano, essendo una scuola bilingue era facile collegarsi con la primaria anche negli orari non sempre consueti su questo. Quindi cerchiamo di farla, di renderla un pochino più leggera, parteciparono da giornalisti a, ricordo, l'allenatore, astronauti, e l'allenatore della nazionale di calcio, Mancini, Fiona May, tanti ospiti, fra virgolette, autori sì, di letterari o teatrali, tanti ospiti per renderla più vivace, perché chiaramente, certo, per medie e liceo di fatto non persero un'ora di scuola. Primaria fecero più o meno tutto il monte orario, l'infanzia ovviamente, certo, un'ora e mezza o poco più al giorno per ovvi motivi. Certo. Però è stata un'esperienza interessante, diciamo che ha anche arricchito il bagaglio culturale dei docenti, perché e anche la personalità di ciascuno di noi. È facile far lezione in classe, è facile farla dal vivo anche davanti a 300 persone. Farla davanti a una telecamera, davanti a sapendo che dall'altra parte ci sono i ragazzi, ci sono le famiglie. E questo credo che sia stato uno strumento, un qualcosa che ha arricchito molto ogni singolo docente, al di là della gestione tecnica, sì, della lezione, della difficoltà anche di valutare, del discutere. Ricordo proprio, ecco, tanti consigli di classe, tanti collegi in cui si discuteva quale fosse la modalità migliore di valutare. Quindi i ragazzi qualcosa hanno perso ovviamente, ma non dal punto di vista didattico, direi, o necessariamente dal punto di vista della quotidianità relazionale. Certo, e questo, proprio questa mancanza della relazione umana, che è molto importante per tutti noi, in particolare per chi sta crescendo, per i più giovani, ha portato a problemi psicologici in tutta la generazione, quindi in tutte le scuole.
e addirittura l'ospedale pediatrico Bambino Gesù parla di un raddoppio negli anni della pandemia di accessi per disturbi di comportamento alimentare a pronto soccorso e sono aumentati del 50% perfino i ricoveri, quasi 300 nell'ultimo anno. Nel vostro istituto come è andata da questo punto di vista e che supporto psicologico date agli studenti e anche al personale scolastico? Allora, nel nostro istituto credo che ci sia la stessa situazione che in generale c'è in tutte le scuole, nel senso che i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine hanno delle fragilità che sono alcune innate e connaturate all'età. Chiaro che quando ci sono momenti di crisi, come quello è stato un momento proprio di rottura con la quotidianità, no? Non stare quei 4-5 mesi di lockdown, poi quel dentro e fuori dell'anno successivo in cui si faceva didattica a distanza, ma integrata, no? Perché alcuni erano in classe e alcuni erano a casa. Sì. Le fragilità sono aumentate da ogni punto di vista. Quello che potevamo fare, in tante scuole esisteva da sempre la figura dello psicologo che era presente più o meno fisso come sportello, eccetera. Noi l'abbiamo semplicemente potenziato, abbiamo diversi professionisti che lavorano con noi da tanti anni. Noi abbiamo creato la commissione antibullismo tanti anni fa, siamo stati la prima scuola formalmente a crearla in Italia, poi c'è stato le norme volontarie che la Commissione europea ha creato, a cui le scuole possono aderire, e lo psicologo che collaborava con noi nella prevenzione all'uso di sostanze, di alcol, fumo, prime dipendenze da social già tanti anni fa. Oggi molto più importante, collabora con noi ancora oggi in questa commissione. Poi abbiamo inserito un altro psicologo che è fisso al liceo, alcuni giorni al liceo, alcuni giorni alla scuola media, e abbiamo un'altra psicologa che lavora con i singoli docenti o le persone di staff, lo mettemmo proprio durante quei mesi di lockdown come supporto per le difficoltà che un docente poteva avere in quel momento. È un modo per prevenire e per rendere forse più dolce, più semplice, più limitato un problema che c'è ovunque, perché credo che sia ormai proprio presente nella società. E quello che sta accadendo intorno a noi, dalle guerre alle crisi in generale, anche alle difficoltà economiche, aumentano i disagi dei genitori, dei docenti, e di converso ovviamente dei ragazzi che sono spugne anche in questo, no? Assorbono anche senza darlo a vedere immediatamente il malessere che c'è intorno. Sì, questo. E sarebbe assolutamente insufficiente prevedere uno psicologo, un supporto psicologico, capiamo che chiaramente non tutti gli istituti possono, però prevedere per legge un supporto psicologico soltanto per gli studenti, tralasciando il personale scolastico, è assolutamente insensato. Personale scolastico, fra l'altro, e non parlo della mia scuola e non parlo solo dei docenti, parlo di tutte le scuole d'Italia, d'Europa e del mondo, ha un lavoro meraviglioso, perché educare i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine, credo sia il mestiere più bello del mondo. Fra l'altro, se non sei un ottimista non lo puoi fare, perché devi avere fiducia nei ragazzi, se no questo è un mestiere che non puoi fare. Però è anche un lavoro a grande rischio di burnout, perché è un mestiere dove magari la gente pensa semplicemente al fatto che l'estate i docenti hanno tanto tempo. In verità i docenti lavorano fino a luglio, e laddove lavorano fino a fine giugno è perché hanno già lavorato nei mesi precedenti le ore di luglio. Quindi questo è uno dei tanti miti da sfatare. Però è uno dei mestieri dove si prendono decisioni costanti, dove non c'è mai un qualcosa che funziona esattamente come può funzionare un altro sistema lavorativo. Tu hai a che fare con dei ragazzi, con delle ragazze, con dei bambini o delle bambine. Ognuno è meravigliosamente diverso l'uno dall'altro. Quello che funziona con Andrea non funziona con Peter o non funziona con Marco. E con Marco funziona un'altra cosa e devi inventarlo ogni giorno, ma hai a che fare con 20-25 bambini o bambine davanti a te, non hai un uno a uno, quindi è facile andare
anche perché poi un docente o un preside o un IT director o chiunque lavora nella scuola, dal bidello alla... sono persone normali come tutti, quindi hanno i loro problemi a casa, i problemi economici o quelli certo. familiari, quindi non puoi mai permetterti però di farlo ricadere su chi hai davanti, perché davanti sì. o a fianco non hai un collega e basta, hai soprattutto dei bambini in sì. crescita, quindi sostenerci, sostenerli è importante, quindi ecco, credo che questa è una cosa che è importante che nel mondo della scuola ci sia. Certamente. Chiuderei con una domanda relativa al futuro. Petar, lei che abbiamo visto ha praticamente inventato la didattica. Quella era Google. Ha avuto una visione comunque a lungo termine, la didattica a distanza. Qual è la prossima sfida per voi come istituto Marymount e secondo lei in generale per il mondo dell'istruzione in termini di tecnologia? Beh, l'abbiamo menzionata prima, l'intelligenza artificiale è qualcosa che ci dovrebbe spaventare, specialmente se ignorata e se lasciata nelle mani degli altri. Quello che cercheremo di fare noi, non siamo un istituto tecnico, quindi non faremo applicazioni, non creeremo nuove intelligenze artificiali, però quello che credo che è importante nella scuola è non stigmatizzare certo. l'intelligenza artificiale che fa i compiti per i ragazzi. Non dare ai docenti lo strumento per dire se l'hanno copiato, bensì cercare di istruire i docenti, dare una mano ai docenti per dare una mano ai ragazzi di saperla utilizzare in modo consapevole. Consapevole. Se noi diversi anni fa facevamo una ricerca su Google e basavamo tutte le risposte su Wikipedia, sì. qualcuno avrebbe detto che siamo dei folli. Bisognava utilizzare un'enciclopedia famosa. Cartacea, tradizionale. Mentre oggi non utilizzare l'enciclopedia, l'enciclopedia, l'intelligenza artificiale sarebbe come dire non usate Google per fare una ricerca. Certo. Quindi c'è chi ha imparato a usare il motore di ricerca bene, chi no, scuole che hanno insegnato come utilizzare nella quotidianità uno strumento di ricerca così, allo stesso modo bisognerà saper utilizzare i dati forniti dall'intelligenza artificiale. Certo. È una cosa buffa, ma l'intelligenza artificiale inventa delle cose delle volte. Perché ha talmente tanti dati che inventa le cose come le inventiamo anche noi delle volte. Solamente che noi ci aspettiamo da una macchina una risposta 100% affidabile. Invece l'intelligenza artificiale non basa le sue risposte come lo basa Google su chiedo, rispondo. No, è un ragionamento che sì. c'è dietro, se si può dire. Quindi è qualcosa che può avere degli errori, quindi può essere un punto di partenza per una ricerca poi fatta dai ragazzi, non copia e incolla, ho finito in 3 minuti. Chiarissimo. Io ringrazio i miei ospiti, l'IT Director Petar Silobrčić dell'Istituto Marymount e il Preside dell'Istituto Marymount, il professor Andrea Forsoni. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Buona Grazie serata. A lei. Adesso parliamo di banche in crisi e dei rischi per i risparmiatori. Sono andato a parlarne con l'avvocato Giuseppe De Simone, che abbiamo conosciuto la settimana scorsa. Vediamo il servizio. Siamo qui in via Augusto Bevignani 9 a Roma dall'avvocato Giuseppe De Simone, specializzato in diritto bancario. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei. Diritto bancario, ovvero in termini semplici per farci comprendere da chi ovvero ci in termini semplici difendere fino all'inverosimile i diritti dei debitori, troppo spesso bistrattati e troppo spesso aggrediti, magari anche ingiustamente dalle banche, con decreti ingiuntivi, con pignoramenti che a volte si rivelano essere del tutto infondati per somme che non sono quelle dovute. Quindi cercare di apprestare una linea difensiva, un argine a quello che verifichiamo essere un fenomeno purtroppo dilagante, cioè assistiamo a pretese di pagamento che spesso e volentieri sono tutt'altro che legittime e tutt'altro che dovute.
Tutti i nostri casi sono quotidianamente da noi aggiornati sui nostri canali social, quindi tutti i provvedimenti favorevoli ottenuti sono disponibili sia su LinkedIn, sia sulla pagina Facebook dello studio, sia anche su Instagram. Quindi c'è la testimonianza concreta del lavoro che facciamo e dei risultati che otteniamo. Quindi pretese di pagamento di fronte magari a mutui, finanziamenti? Pretese di pagamento di fronte a mutui che non sono regolari, quindi mutui che vengono risolti senza che ci siano i presupposti per poterli risolvere e con conseguenti atti di precetto e atti di pignoramento, oppure pensiamo anche ai finanziamenti, pensiamo anche alle segnalazioni nella centrale rischi, segnalazione che una volta intervenuta comporta la morte civile di qualsiasi cittadino perché non è più possibile neanche acquistare un telefonino a rate. Ecco, quindi tutelarsi attraverso, diciamo, il diritto bancario significa far valere i propri diritti, in molti casi significa spesso riprendere anche in mano la propria vita. Beh, certo, sappiamo quanto sia difficile per molte persone che appunto subiscono questo tipo, possiamo dire anche di aggressioni a volte da parte delle banche, riuscire non solo ad andare avanti, ma ad avere il coraggio di provare a difendersi, perché ci si sente un po' come Davide contro Golia. Anche questo è assolutamente vero, perché c'è la convinzione che la banca sia una sorta di istituzione che in quanto tale non sia fallibile. A me non è più così, ormai dalla privatizzazione delle banche, le banche sono semplicemente degli enti di diritto privato che puntano esclusivamente al profitto. Allora bisogna vedere e verificare se la logica del profitto, che è una logica per carità assolutamente condivisibile, venga però perseguita nel rispetto della legge. Tutto spesso questo non accade e quindi noi cerchiamo di riportare questi rapporti sui binari di legalità e di competenza. Ma quindi, avvocato, è possibile, possiamo dire insomma che si può aver fiducia nella possibilità di vincere per un comune cittadino contro un'istituzione che vediamo così gigante come una banca? Assolutamente sì, non solo è possibile ma è anche doveroso, quindi l'importante è affidarsi chiaramente a degli esperti, quindi a degli studi che, come il nostro che si occupa da sempre di diritto bancario, siano in grado di apprestare anche con i propri periti la miglior tutela, la tutela più efficace possibile nei confronti dei possibili soprusi da parte delle banche e da parte dei finanziari. Quindi non bisogna avere paura partendo dal presupposto che comunque la banca abbia ragione o che siano cause perse. Non è così, ci sono decine e centinaia di sentenze che dimostrano che spesso e volentieri le banche sbagliano, ce ne sono anche tante che riguardano i nostri clienti e che noi puntualmente diffondiamo sui nostri canali social, e quindi questo dimostra che nulla è perduto e che si deve necessariamente far valere i propri diritti senza timori e senza remore. Bene, spero che questo infonda coraggio, insomma, a chi sta subendo una vessazione o comunque si sente in qualche modo abusato da questi istituti. Però, mettendomi nei panni di una famiglia che magari sta subendo un pignoramento oppure che ha visto i propri titoli sui quali erano state fatte grandi promesse crollare, quindi perdere 50, 100 mila euro, mi metto nei loro panni e mi chiedo, ma i soldi per pagare poi una consulenza del genere, dove li trovano? Nel senso, già sto spendendo, già ho perso molti soldi, riesco a spenderne altri per difendermi? La domanda è più che lecita, è assolutamente, assolutamente lecita. Noi fin dalla nostra, diciamo, Costituzione ci siamo posti soprattutto questo problema, cioè visto che siamo dalla parte dei danneggiati per definizione, è chiaro che bisogna contemperare quello che è il compenso dell'avvocato con quella che è la situazione in cui la persona che ha già subito un danno significativo, che magari rischia addirittura di perdere la casa, deve venire poi a sopportare. Quindi con i nostri clienti noi rimediamo sempre praticamente un accordo che consenta loro con la massima tranquillità e serenità di affrontare qualsiasi battaglia legale contro i colossi bancari. Però non sarebbe meglio anche prevenire questo tipo di eventi? L'abbiamo visto ad esempio adesso con tante banche in crisi, è meglio rivolgersi a lei prima di fare un mutuo magari, per esempio? Certo, assolutamente, come accade nella medicina, dove sentiamo sempre dire che prevenire è meglio che curare, questo vale anche e soprattutto nel nostro settore di competenza, cioè la verifica di qualsiasi rapporto bancario è una verifica che dovrebbe essere fatta prima di trovarsi in difficoltà, prima di trovarsi la notifica di un pignoramento o la revoca con una richiesta di rientro sul conto corrente.
perché attraverso l'analisi dei rapporti bancari da parte dei nostri periti noi siamo in grado di verificare se quel rapporto si è svolto regolarmente nel rispetto della legge o meno, e quindi se abbiamo la possibilità di muoverci prima riusciamo a difendere meglio il cliente rispetto ad una situazione invece di difesa all'ultimo stadio, quando magari è già stato eseguito un pignoramento. Ok, quindi per esempio durante un mutuo, cioè quando già è in corso e uno lo sta pagando, o anche prima di firmare o anche prima di firmarlo con una consulenza preventiva per spiegare, questo è un aspetto molto importante, cioè normalmente chiunque, anche il sottoscritto, va in banca quando chiede un mutuo, firma e mette le proprie firme. Sarebbe importante invece verificare e far verificare da un esperto le condizioni di quel mutuo, soprattutto per comprendere l'impegno economico che si va ad assumere, quindi il significato di un piano di ammortamento piuttosto che un tasso di interesse effettivo. Cioè sono tutte informazioni che normalmente le banche non danno e che i cittadini o le imprese devono acquisire autonomamente. Questo lo possono fare affidandosi a qualcuno che faccia quel mestiere e che gli può spiegare quali siano le conseguenze economiche e finanziarie dell'impegno che andrà ad assumere. Io mi posso rivolgere a lei prima di anche firmare un finanziamento, per esempio? Prima di firmare un finanziamento, prima, un altro aspetto molto importante, anche prima di conferire alla banca un mandato di consulenza finanziaria e di cominciare ad acquistare titoli, fondi, anche prima di sottoscrivere una cessione del quinto, una delegazione di pagamento, quindi tutti gli impegni finanziari che comportano per il cliente, diciamo, un esborso soprattutto dilazionato nel tempo. Quindi ancora una volta la verifica preventiva e preliminare consente al cliente di acquisire tutte quelle informazioni che magari la finanziaria o la banca non gli forniscono adeguatamente. Benissimo, per contattarvi deve essere preparato, deve già sapere magari cosa chiedere, oppure può semplicemente inviarvi dei documenti, una domanda? Per contattarci, al di là i contatti sono quelli social, i nostri numeri sono ampiamente, diciamo, diffusi e conoscibili. L'iter è molto semplice, noi incontriamo sempre tutti i nostri clienti, in sede di primo incontro ci facciamo spiegare chiaramente la problematica, gli indichiamo i documenti di cui abbiamo bisogno per le nostre verifiche, all'esito delle nostre verifiche contattiamo il cliente per rivelare quelle che sono le anomalie che sono state eventualmente riscontrate, le possibili strategie e i possibili costi. E l'avvocato Giuseppe De Simone è qui in studio da noi per rispondere ad alcune domande. Benvenuto, avvocato. Buonasera, bentrovati e grazie per l'invito. Avvocato, vorrei commentare con lei gli ultimi dati di Banca Italia sui mutui, che è un tema che interessa ovviamente i nostri telespettatori. Brevemente, per il mese di febbraio è certificato un nuovo aumento dei tassi di interesse erogati per l'acquisto di case, di abitazioni. Si è passati in pochissimo tempo dal 3,95% al 4,12% e per le nuove erogazioni di credito al consumo si è arrivati al 9,88%. L'Unione Nazionale Consumatori parla di una stangata da 159 euro al mese e Codacons dice che a tasso variabile un mutuo costa fino a 3.240 euro in più rispetto al 2021. Quello che le chiedo è, avvocato, ma nessuno ha avvisato queste famiglie? La domanda è più che lecita e diciamo che noi possiamo toccare con mano quella che è la preoccupazione che in questi giorni si rende sempre più tangibile, più sensibile. Ce ne rendiamo conto perché vediamo anche la gente che si reca presso il nostro studio allarmata perché improvvisamente si è vista aumentare la propria rata mensile del mutuo di 100, 200, anche 300 euro. Il problema è che di tutto ciò nessuno è stato avvisato preventivamente. Quindi noi abbiamo tantissimi consumatori, tantissimi mutuatari che adesso, oltre ad affrontare la terribile crisi energetica con tutte le conseguenze che ben sappiamo, si trovano a fare i conti con una rata del mutuo che non prevedevano fosse di quelle dimensioni. E qui c'è un problema evidente anche di trasparenza e di gestione dei rapporti fra l'utente bancario e la banca. Cioè spesso quando una persona si reca per richiedere un mutuo, normalmente l'alternativa fra il tasso variabile e il tasso fisso pende sempre sul tasso variabile perché è un tasso che è momentaneamente più basso di quello fisso.
la gente così è convinta di fare un buon investimento, certo, in realtà dovrebbero essere compiutamente rappresentate a queste persone tutti gli scenari possibili, cioè quali evoluzioni può avere un mutuo a tasso variabile. E qui non si tratta di avere la sfera di cristallo, cioè gli analisti economici, gli analisti finanziari conoscono benissimo le curve dei tassi attesi nei prossimi 10, 15, okay, 20, 30 anni, per cui sono dati perfettamente a conoscenza della banca, che però non vengono trasmessi al consumatore, non vengono trasmessi all'utente finale, che normalmente non ha le cognizioni e le competenze tecniche necessarie per poter avvedersi dell'impegno che viene ad assumere. Di qui poi a valanga abbiamo tutto quello che si sta verificando oggi, quindi tantissime persone che sono in enorme difficoltà e che non riescono più a far fronte al pagamento della rata mensile del proprio mutuo. Incredibile. In questi giorni stiamo vedendo, avvocato, ancora nuove banche in crisi. In Europa l'abbiamo vista, negli Stati Uniti, che poi vengono salvate, poi non si fa in tempo. Già appena se ne salva una, parlo di First Republic Bank, i mercati comunque crollano pensando alla prossima banca che sta per saltare. Ma quindi era prevedibile una crisi del genere, una nuova crisi del genere nelle banche? E chi dice no, tranquilli, non ci saranno conseguenze per l'Europa o per l'Italia, di chi ci possiamo fidare? Allora, anche questa è una questione che pone, diciamo, diversi problemi sul tavolo. Il primo problema è quello dei controlli, cioè quando si verificano evenienze di questo tipo è chiaro che chi doveva controllare non ha ben controllato, non ha fatto bene il suo lavoro. C'è poi un altro problema: in un sistema ormai finanziario assolutamente globalizzato è chiaro che le cattive condizioni di un istituto bancario si riflettono sull'intero sistema. Terzo problema, derivante anche da questa globalizzazione in cui noi ci troviamo a vivere e ad operare. E moltissimi consumatori e moltissimi utenti hanno anche acquistato fondi, titoli, azioni che risentono chiaramente di tutte queste vicende che si possono verificare, e quindi come al solito alla fine è sempre il piccolo utente, il piccolo consumatore, il povero pensionato che magari ha affidato in tutta tranquillità, in tutta serenità i propri risparmi alla banca perché non dico fruttassero chissà quali rendimenti, ma per garantire almeno che il capitale restasse intatto nel tempo, si trova poi a fare i conti con una realtà diversa. In quest'ultimo periodo noi abbiamo tantissimi clienti che ci segnalano proprio questo problema, cioè di investimenti che erano stati tra virgolette spacciati per certi e per sicuri e che oggi andando a controllare registrano delle perdite secche anche particolarmente significative. Quindi il problema ancora una volta a monte è quello dei controlli. È chiaro che quando un sistema politico e governativo non funziona al 100% e consente a operatori del mercato, operatori del settore di operare più o meno allegramente, più o meno in barba alle disposizioni vigenti, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e il problema è che le conseguenze alla fine le pagano sempre gli stessi. E quindi di chi ci si può fidare? Mi metto nei panni di un correntista, come faccio a sapere cosa aspettarmi, come muovermi? È molto importante, e questo lo ripetiamo sempre a tutti, che allorquando si decida di sottoscrivere un qualsiasi contratto bancario o finanziario, non si prenda per oro colato quello che ci viene proposto dalla controparte, ma che ci si rivolga anche a degli esperti, a dei consulenti, a chi si occupa di questa materia, a chi la vive e l'affronta ogni giorno, affinché si possano assumere tutte le informazioni necessarie per comprendere da un punto di vista finanziario e da un punto di vista giuridico quali siano le conseguenze legate a quel tipo di investimento piuttosto che a quel tipo di mutuo, piuttosto che a quel tipo di apertura di credito in conto corrente. Quindi, come dico sempre, come accade un po' nella medicina, diciamo che prevenire è sempre meglio che curare. Chiarissimo, e quindi invitiamo tutti, visto che sono argomenti complessi per i non addetti ai lavori e quindi la quasi totalità di noi, a rivolgersi appunto a consulenti come lei, che ormai ci conosciamo, una persona estremamente disponibile, quindi
anche per una domanda che può sembrarci banale, magari scrivere all'avvocato De Simone per sapere cosa si sta andando a firmare, quali sono realmente i rischi che potremmo andare a correre. Grazie mille, avvocato. Io ringrazio lei e un saluto a tutti quanti. Grazie ancora. E io saluto i nostri telespettatori. Buona serata e ci vediamo alla prossima puntata. Buongiorno sindaco e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno. Partiamo subito dal tema più dibattuto dai cittadini, un problema di lunga durata, quello dei rifiuti. Come lo state risolvendo? Beh, finalmente lo stiamo affrontando, perché è stato un tema che non è stato ci si è messo mano per troppo tempo. Una situazione davvero incredibile, da quando non si è più utilizzata la discarica di Malagrotta, che era fuori legge e quindi è stata giustamente chiusa, ancora la bonifica ci prenderà moltissimo tempo, nessuno ha fatto più nulla, non sono stati fatti nuovi impianti e quindi la situazione degli sbocchi è diventata sempre più precaria, i rifiuti rimasti nelle strade o mandati nelle discariche della provincia di Roma o del resto del Lazio o in giro per l'Italia e per l'Europa per discariche e termovalorizzatori, con un costo altissimo per i contribuenti, inquinamento e quindi anche meno risorse per la pulizia della città e l'azienda che, dovendo pagare tanto per coprire i rifiuti, investiva di meno sulla raccolta. È anche un'azienda che non è stata, diciamo, amministrata in modo adeguato. Adesso noi quindi abbiamo fatto due cose. Primo, un piano rifiuti serio, trovando gli sbocchi per i nostri rifiuti, così non dovremo mandare più tir, camion e treni in giro per l'Italia e per l'Europa, ma ci produrremo energia pulita e risparmieremo nel rispetto dell'ambiente, e questo ci consentirà di abbassare il costo del conferimento e investire più sulla pulizia. Tra l'altro, avere una certezza sugli sbocchi, il termovalorizzatore e biodigestione anaerobici e gli altri impianti, ci ha già dato la possibilità di negoziare sbocchi transitori fino al 2026 stabili, che ci hanno aiutato a concentrarci sulla raccolta. L'altro pilastro, diciamo così, del lavoro è stato quello di un management rinnovato ad AMA. L'azienda sta diventando più efficiente, tra l'altro sta riuscendo a mettere più persone in strada, assumendo e anche superando delle situazioni come dei numeri eccessivi di inidonei, con l'accordo anche dei lavoratori e dei sindacali, quindi dei sindacati, quindi dimostrando che l'efficienza non è nemica del lavoro, del rapporto positivo con i lavoratori, ma anzi, e stanno comprando nuovi mezzi. E quindi l'azienda ha un nuovo piano industriale molto ambizioso che gradualmente sta implementando per rendere più efficace la raccolta. Si cominciano a vedere i primi segni, c'è molto da fare, non voglio essere trionfalistico, ma quando abbiamo visto i numeri degli arrivi di Pasqua, davvero superiori a ogni previsione, 1.100.000 persone, stranieri, turisti d'Italia e di tutto il mondo a Roma a Pasqua, abbiamo temuto che non fossimo ancora arrivati a livello adeguato a reggere questa botta, e invece questa spinta l'abbiamo retta e la città ha retto, insomma, con livelli dignitosi di raccolta, di pulizia, ancora insufficienti. Io, insomma, colloco l'asticella molto in alto, vorrei davvero che Roma diventasse un modello di pulizia e di decoro, però rispetto alla situazione degli anni scorsi, anche dei mesi in cui abbiamo avuto tanti contraccolpi, l'incendio di Malagrotta, certo, insomma, qui si vede un miglioramento graduale, lento ma costante. Quindi la mia auspicio è che dalle prossime elezioni non si parla più di rifiuti, come nel resto, okay, che non è diventi più un tema normale, come c'è l'acqua nel rubinetto e i rifiuti si raccolgono. Non siamo ancora a questo, ma insomma ci arriveremo presto. Bene, bene. A proposito di arrivi di massa, ce n'è uno, mancano meno di 2 anni al Giubileo, che è chiaramente un evento importante per la nostra città. Riuscirà Roma a farsi trovare pronta? Beh, stiamo davvero lavorando pancia a terra, perché il Giubileo è un momento intanto di grandissimo valore spirituale, tra l'altro dopo la pandemia, in un'Europa che speriamo non sarà più, ma oggi è anche lacerata da una drammatica guerra determinata dall'aggressione della Russia all'Ucraina, quindi un momento, un giubileo della speranza, della pace, della fratellanza, con un grandissimo valore spirituale, ma anche con un fortissimo impatto sulla città, potenzialmente positivo. Si stimano 30 milioni di pellegrini, ma naturalmente che ci deve vedere pronti per accoglierli al meglio, a reggere quest'altro impatto
e quindi a mostrare il volto migliore della nostra città. Ma anche questa è una grande opportunità, perché ci sono delle risorse stanziate. Io sono stato nominato commissario per il Giubileo, sto collaborando molto bene anche col governo, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, facciamo delle riunioni regolari a Palazzo Chigi, monitoriamo tutti gli investimenti, perché c'è un piano di investimenti molto ambizioso che non solo consentirà a Roma di essere più bella e più accogliente per i pellegrini, ma anche rimangono, come dire, un'eredità positiva per la città, delle opere, delle infrastrutture, dei miglioramenti di tanti aspetti della nostra città che poi resteranno. Quindi è una sfida, perché dobbiamo correre, certo, perché gennaio 2025 è alle porte e il cambio di governi, le crisi hanno portato qualche rallentamento nella possibilità di partire. Cioè, quando questo famoso DPCM che ci consente di spendere i soldi è stato firmato, mm-hmm, per effetto delle vicende politiche, non è colpa di nessuno, ma insomma è avvenuto così, è arrivato un po' dopo di quello che sarebbe stato auspicabile. Quindi siamo partiti con un po' di handicap, ma stiamo correndo molto veloce, e quindi per ora siamo, incrociamo le dita, rispettando le tabelle di marcia. Ci sono tantissime opere molto importanti, molto belle per la città. Una bellissima, insomma, che è il sottopasso di Piazza Pia, che realizzerà una pedonalizzazione di tutto lo spazio tra il Castel Sant'Angelo, Via della Conciliazione, uno spazio meraviglioso dove oggi passano le macchine per andare nel, certo, nel tunnel, e quello sarà un'opera davvero di grande importanza. Ma poi rifacciamo le stazioni della metropolitana, proseguiamo nell'opera di sostituzione dei binari, facciamo altre riqualificazioni importanti a Piazza San Giovanni, a Piazza Risorgimento, poi tanti interventi diffusi anche in periferia, anche il collegamento poi con Caput Mundi, che è un pezzo del PNRR proprio legato al Giubileo, fatto da centinaia di interventi di riqualificazione, di valorizzazione di un patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico, che questa è l'unicità di Roma. Non solo vede le sue vettere, i luoghi più famosi, il Colosseo, il Parco dei Fori, il Campidoglio, San Pietro, la Cappella Sistina, eccetera, eccetera, ma i luoghi dove i turisti vanno di più, ma che in realtà ha una quantità di meraviglie che ci consentirebbero non solo di far vivere questo patrimonio di più e meglio ai romani, che la cultura è un diritto di cittadinanza per noi, ma anche di qualificare una capacità di attrazione turistica superando quel modello mordi e fuggi. Si arriva, si vedono le due o tre cose e poi si va via. Invece un turismo più sostenibile, più di qualità, e anche un'opportunità di crescita e di sviluppo per tutta la città, ma anche per l'area metropolitana e per l'intera regione. Quindi è una bellissima sfida, una sfida che ci fa, diciamo, lavorare con grande intensità, ma insomma stiamo lavorando al meglio. Certo, un'altra sfida per Roma che è importante, che potrebbe contribuire ulteriormente a quella che è la riqualificazione e lo sviluppo di Roma, è Expo 2030. Quante possibilità ha Roma di riuscire a conquistarlo? Beh, noi abbiamo un progetto bellissimo che ci hanno riconosciuto, è il migliore di quelli presentati, okay, dagli altri candidati, un progetto che tra l'altro è molto in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di inclusione sociale, di innovazione, che sono poi gli obiettivi del Green Deal europeo, del PNRR. Cioè noi puntiamo non solo a fare un Expo che si monta e si smonta, ma è un Expo sulla rigenerazione urbana, sul rapporto tra persone e territori, ma che al tempo stesso è un'azione di rigenerazione urbana, perché punta a trasformare e rigenerare un intero quadrante, quello di Tor Vergata, che ha tanti punti di eccellenza, l'università, il policlinico, tanti centri di ricerca e di produzione avanzatissimi, ma che è fibrato, c'è un monumento della incompiutezza della vela di Calatrava lasciata a metà, ci sono quartieri difficili che invece possono essere riconnessi, non c'è la metropolitana, insomma una serie di cose che noi puntiamo a rigenerare permanentemente, realizzando lì, dopo l'Expo, una grande cittadella della scienza, della cultura, del trasferimento tecnologico, dello sport, della natura, perché ci sarà una grandissima forestazione in quella zona, ci sarà una centrale di energia pulita che poi permanentemente potrà non solo rendere l'Expo a emissioni zero, ma anche sostenere, diciamo così, il nostro progetto di comunità energetiche diffuso in tutta la città. Quindi è un Expo che ha un bellissimo progetto. Naturalmente sappiamo che abbiamo dei competitors molto agguerriti e anche alcuni molto ben forniti dal punto di vista finanziario, come Riad, e quindi è una partita che stiamo giocando al meglio, devo dire, c'è un pieno sostegno di tutte le istituzioni. È comunque una sfida alla quale tutti stanno partecipando, anche perché l'indotto anche economico che può derivare da questo evento è molto importante
per la capitale e in generale per l'Italia? Beh, le stime sono altissime, parliamo di 30-50 miliardi, insomma ci sono, l'investimento sarà di 5 miliardi o fino a 9, diciamo, mettendo insieme tutte le opere complementari, ma il moltiplicatore porterà fino a 50 miliardi, più di 300.000 posti di lavoro, quindi diciamo non è solamente un elemento di visibilità per la città, ma proprio una ricaduta non solo per Roma, ma per tutta l'Italia in termini di posti di lavoro, di sviluppo, di appunto rigenerazione di un quadrante della città. E quindi è una sfida che tutto il sistema paese sente, perché solo se la giochiamo tutti insieme possiamo vincerla. C'è unità, non ci sono distinzioni politiche, non ci sono distinzioni, diciamo, geografiche o di livello istituzionale. Tutti sono in campo e questa unità, speriamo che ci faccia vincere, noi siamo fiduciosi. Assolutamente. A proposito di sviluppo di Roma e di rigenerazione, veniamo da anni difficili, quelli del Covid, che sono stati per Roma, essendo poi in particolare la capitale, molto difficili. La capitale sta riuscendo a ripartire? Ma i numeri sono molto positivi, nel senso la creazione di posti di lavoro a Roma l'ultimo anno è superiore, Camera di Commercio e Istat hanno fatto delle rilevazioni, è superiore alla media nazionale, quindi Roma è ripartita dopo naturalmente aver subito una botta molto forte, perché una città in cui percentuale di PIL molto alta, 13-15%, e turismo, chiaramente c'è la pandemia, si ferma il turismo, chiaramente l'economia ne risente. Adesso questa ripartenza è molto forte, appunto raccontavo i numeri che abbiamo avuto a Pasqua, ma in generale stiamo superando 2023, puntiamo a superare i livelli pre-Covid, e quindi questo è un grande motore di crescita economica. Poi ci sono gli investimenti, appunto, gli investimenti del PNRR, gli investimenti del Giubileo, gli investimenti che finanziati dal governo, dal nostro bilancio, che stiamo facendo ripartire. Noi stiamo investendo immensamente di più di quanto si è investito negli ultimi anni. Roma ha sofferto di un'assenza di investimenti, c'è stata una lunga stagione dell'austerity a Roma, che ha portato, sai, se non si investe le infrastrutture deperiscono, la città, diciamo, si percepisce, cioè la metropolitana che si ferma e si rompe perché non è stata manutenuta per decenni. Noi stiamo cambiando tutti i binari della metro A, che hanno una vita di 30 anni, sono del 79, quindi sono scaduti, tra virgolette, e se sono scaduti non li hanno cambiati prima, li cambiamo adesso. Ma quindi, cioè, questo è anche fatica per i cittadini, tanti cantieri, certo. Però è anche un motore di sviluppo, quindi gli investimenti, il turismo e poi questa dimensione di Roma, che non è solo la città della natura e dell'arte che accoglie i turisti o dei grandi eventi sportivi che stiamo promuovendo, culturali, sportivi, con grande impegno e anche con grande successo. Giro d'Italia si torna a chiudere a Roma, la Ryder Cup e tanti mondiali europei, ho perso la lista, che si svolgono a Roma. Poi a Roma c'è anche, come dire, un comparto produttivo molto importante. A Roma ci sono filiere industriali di grandissimo livello e col PNRR lavoriamo a Rome Technopole, che è un grande, diciamo, anche luogo di innovazione, ricerca e sostegno allo sviluppo sulla fascia alta, diciamo così, di innovazione, perché lo sviluppo economico deve anche puntare a un salto di qualità dal punto di vista tecnologico, proprio per creare buona occupazione. Non solo serve piena occupazione, e c'è tantissimo da fare, ma l'occupazione deve essere di livello più alto, con salari più alti e lavori più dignitosi e più qualificati, e questo richiede che lavorino insieme l'università, la ricerca, l'innovazione, l'impresa privata, l'impresa pubblica e il mondo del lavoro. Quindi noi stiamo lavorando a un grande patto per il lavoro e lo sviluppo, proprio per, diciamo, tutte le forze produttive che spingano Roma a fare questo salto di qualità per diventare una capitale anche, diciamo, più prospera e con più lavoro di qualità. E dall'altra parte una città più solidale, più unita, quindi un forte lavoro sulla dimensione del sociale, della riduzione delle distanze, delle diseguaglianze. Abbiamo fatto scorrere le liste di attesa per il sostegno alle persone, agli anziani, ai disabili, ai minori. Stiamo lavorando per trovare accoglienza ai senza fissa dimora, che non devono stare per strada ma devono avere un luogo civile dove stare. Stiamo lavorando con le nostre scuole, per una città, e anche con un'idea di trasformazione proprio del concetto di città. Bene, un impegno molto importante, e Roma, tutta Roma, quindi anche noi cittadini abbiamo questi appuntamenti col destino, che sono il Giubileo, Expo,
Quindi un'occasione per rigenerare Roma in modo permanente, quindi con cose che resteranno poi alla città anche in futuro. Ringraziamo veramente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Grazie per essere stato con noi. Grazie.